l'acqua e sapone. Katiuscia per Galimzianova, 2 chilometri alla conclusione. Eccolo qua il treno della formazione russa, attenzione anche a McEwen, l'espertissimo Robbie McEwen è lì nella prima parte del gruppo che ha già transitato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, meno di 1000 metri dunque alla conclusione di questa edizione numero 99 del GP ESCO. Sta per essere lanciata la volata, si sposta l'ultimo uomo della Katiuscia. HTC, mi sembra proprio Cavendish in seconda posizione, Galimzianov, McEwen, c'è anche il corridore della BMC. È riuscito a trovare un compagno di squadra, Mark Cavendish, proprio nella finale. Mark Cavendish che però adesso Sutton rischia di essere stato anticipato, così è, prova a muoversi ora Cavendish che ha la sua ruota. Tyler Farrar, parte anche Utarovic, poi Cavendish, caduta, coinvolto Farrar, la caduta, e intanto è Cavendish, Mark Cavendish che ha preso un buon margine. Mark Cavendish va a vincere questa Gran Premio ESCO in un finale dalle tante emozioni e purtroppo anche da una bruttissima caduta nella quale è rimasto coinvolto Tyler Farrar, il vincitore dell'anno scorso, partito lungo, Mark Cavendish che aveva quasi perso l'attimo, aveva rischiato una buona occasione in precedenza. Mark Cavendish, anche grazie alla squadra, non me la sono lasciata sfuggire. Sutton, Utarovic, Cavendish, Weylands con Farrar, vedete? Oh. Qua in pratica quando è andato su quel tratto di marciapiede, no? Gli è quasi venuta, gli è andata via la ruota, c'è stato proprio il cambio. C'era una sede stradale divisa, esatto, asfalto e poi un marciapiede. Esatto, devo dire che però è una particolarità.